Buongiorno Suda, buona domenica a tutti. Oggi è 11 luglio. Il sole sorge in Puglia alle 5:29 e tramonta alle 20:26. In Basilicata sorge alle 5:30 e tramonta alle 20:34. In Molise sorge alle 5:32 e tramonta alle 20:42. La luna sorge alle 4:53 e tramonta alle 20:10. La fase lunare è la luna nuova. Oggi la Chiesa festeggia San Benedetto da Norcia Abate, patrono d'Europa. La sua regola, che riassume la tradizione monastica orientale adattandola con saggezza e discrezione al mondo latino, apre una via nuova alla civiltà europea dopo il declino di quella romana. In questa scuola di servizio del Signore hanno un ruolo determinante la lettura meditata della parola di Dio e la lode liturgica alternata con i ritmi del lavoro in un clima intenso di carità fraterna e di servizio reciproco. Nel solco di San Benedetto sorsero nel continente europeo e nelle isole centri di preghiera, di cultura, di promozione umana, di ospitalità per i poveri e i pellegrini. Due secoli dopo la sua morte saranno più di 1000 i monasteri guidati dalla sua regola. Paolo VI lo proclamò patrono d'Europa. Oggi inoltre ricordiamo i santi Savino e Abbondio. Chi compie gli anni oggi? Auguri allo stilista e imprenditore Giorgio Armani, che compie 76 anni, all'attore andriese Lino Banfi, che compie 74 anni, e al regista Paolo Ubeldì, che ne compie 56. Cosa è accaduto l'11 luglio? Nel 1899 nasce a Torino la fabbrica italiana automobili Torino, meglio conosciuta come Fiat. Nel 1975 archeologi cinesi scoprono a Linton, nello Shaanxi, il mausoleo dell'imperatore Qin Shi Huangdi, contenente 6.000 statue di argilla raffiguranti guerrieri risalenti al 221 a.C. Nel 1991 avviene un'eclissi solare totale visibile perfettamente dalle isole Hawaii. E infine nel 2002 il cardinale Dionigi Tettamanzi succede al cardinale Carlo Maria Martini come arcivescovo di Milano. Domani alle cave di Fantiano di Grottali ritornano insieme Antonio Stornaiolo ed Emilio Sorfrizzi in Tutti pazzi per l'italiano, uno spettacolo sulla lingua italiana e i suoi tanti strafalcioni che ormai ne caratterizzano l'uso, con le affilate armi dell'ironia e della metalinguistica attraverso poesie demenziali, fraseggi comici esilaranti, cartelli e avvisi presi dai quotidiani, foto d'autore, test psicologici e giochi di prestigio. Si propone un vero e proprio bestiario sullo scempio linguistico in atto nel paese. Il consiglio di quest'oggi: al posto dell'ammorbidente si può mettere dell'aceto bianco per i nostri abiti. I panni restano profumati dal detersivo, morbidi senza bisogno di stirarli, disinfettati, e infine l'aceto funziona come anticalcare per la lavatrice. Prima di salutarci, le parole del proverbio del giorno. Amico e vino vogliono essere vecchi. L'almanacco del giorno torna anche domani mattina su Antenna Sud, ma anche sul nostro sito web www.antennasud.com. Per mettervi in contatto con noi basta scrivere all'indirizzo email almanacco@antennasud.com. Arrivederci e buona domenica.